Un altro ministro all'Aquila, oggi è stata la volta di quello dell'interno Matteo Piantedosi, che in prefettura ha presieduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, un contesto di grande coesione territoriale, così il ministro, un territorio tutto sommato sano. Il modello di ricostruzione funziona, di prevenzione per fondi PNRR e fondi pubblici. C'è già un modello molto attivo qui, se ne è parlato anche in comitato, quindi dell'efficacia, anche in altri versanti, si è parlato di quello che è stato fatto, per esempio della cosiddetta mafia dei passi, il cosiddetto, sottolineo, come fatto terminologico, quindi, però voglio dire, c'è un'esperienza molto forte di prevenzione, quindi di presidio, di sinergia con l'autorità giudiziaria, si è parlato anche di questo, di come l'attività e la sinergia con l'autorità giudiziaria locale sia nutrimento anche per l'attività di prevenzione, proprio sull'utilizzo illecito dei fondi pubblici. L'occasione è stata la firma del protocollo d'intesa numero unico di emergenza europea per l'istituzione della centrale unica di coordinamento di tutti i servizi di emergenza per 4 milioni di euro, che porterà ad un numero unico, il NUE 112, che sarà realizzato e gestito dalla Protezione Civile regionale. Anche la questione migranti e sbarchi a Ortona al centro del discorso del ministro, che ha risposto ai cronisti così. Abruzzo anche qui è partecipe di un sistema nazionale, di un problema nazionale, quindi gli sbarchi che sono avvenuti sono stati credo quelli che abbiamo organizzato in maniera a rotazione delle navi private che ogni tanto recuperano delle persone, quindi poi la distribuzione adesso non so come è accaduta nella fattispecie, ma prescinde anche dal luogo di sbarco. L'Abruzzo ha dato sempre e dà un contributo importante alla gestione complessiva del sistema dell'accoglienza, l'abbiamo verificato, lo ha fatto per quanto riguarda questo tipo di fenomeno e anche per quello, per esempio, dell'emergenza ucraina. Al comitato era presente pure il capo della polizia Lamberto Giannini, che ha ribadito l'importanza del ritorno della questura aquilana in fascia A, più agenti, più sicurezza. Ma è qualcosa di importante, è un segno non solo di attenzione, ma si fa capire che la Polizia di Stato ha grande attenzione per tutti i territori. L'Aquila è un capoluogo importante, è una città importante, era in quella fascia ed è tornata.